Ma insomma, si può guidare oppure no con l'auto intestata ad un'altra persona? Devo essere sincero, mi suona strano come questo tema venga fuori adesso, visto che la norma di cui parliamo è stata introdotta un bel po' di anni fa. Ciò detto, comunque distinguiamo due casi. Uno, quando si guida l'auto di un familiare convivente, moglie, marito, padre, madre, eccetera, e non c'è alcun tipo di problema o di adempimento. Il discorso però è diverso quando si parla di guidare l'auto di una persona non convivente. In quest'ultimo caso, se la guida è occasionale, cioè usi l'auto per un'esigenza estemporanea, beh, anche qui non ci sono problemi di sorta. Tuttavia, se l'uso del veicolo è frequente e supera i 30 giorni, va assolutamente annotato il nome dell'utilizzatore sulla carta di circolazione, poiché questa inosservanza porta all'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 727 e fino a 3.629 euro. Che stai?